Grazie di essere qui per la performance che sta per iniziare e che si chiama Warm Macerata. Ringrazio innanzitutto Lucrezia Boari, Lorenzo Marconi dell'AMPI, Istituto Storico della Resistenza, e lo SPI, che sono stati coloro attraverso i quali siamo riusciti a organizzare un laboratorio di teatro che si è svolto a fine maggio qui a Macerata, all'interno di un festival di teatro che David Quintili ed io coordiniamo. Quest'anno è stata la seconda edizione e il tema di quest'anno era, come diceva prima l'assessore Stefania Monteverde, il tema della cittadinanza, cioè cercare di capire quale rapporto c'è fra i giovani e la città di Macerata, soprattutto in un periodo caldo, come il titolo della performance suggerisce, come questo di questi mesi nella città di Macerata e non solo. Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a quel laboratorio sono qui oggi, non tutti, una parte, una selezione. Quei ragazzi, i ragazzi delle scuole, in particolar modo ragazzi del liceo scientifico, hanno lavorato su che cosa? Sul concetto di sul rapporto fra loro e la città, alla riscoperta di che cosa? Alla riscoperta dell'umanità. E quindi quello che hanno fatto è stato, attraverso un lavoro, un percorso di 5 giorni o 4 giorni, non mi ricordo, 5 giorni, con una compagnia milanese, compagnia Strasse. Hanno fatto un lavoro di nei primi giorni soprattutto di esplorazione del proprio corpo, della propria voce, come dovrebbero essere tutti i laboratori teatrali. Poi nella seconda parte del loro lavoro hanno esplorato la città, l'hanno esplorata in una maniera diversa da quella abituale, dalla forma abituale in cui si può vivere una città. Hanno inseguito letteralmente delle persone, degli individui, scegliendoli dal mucchio, senza andare a, come dire, a selezionare, senza andare con nessun tipo di criterio se non la curiosità verso l'altro, verso le persone. E li hanno inseguiti, li hanno conosciuti e attraverso questo gioco di esplorazione, di avvicinamento all'umanità di questa città di Macerata, hanno costruito una performance che è andata in scena a fine maggio. Noi qui oggi non riusciamo a rendere giustizia di quella performance, perché era una performance itinerante che si svolgeva all'interno del centro storico, il pubblico doveva seguire gli attori, in questo caso i ragazzi, all'interno della città. Lo spettacolo, la performance culminava all'interno del mercato delle erbe in via Armaroli. Ovviamente quello che vedrete oggi qui è un racconto possibile di quell'esperienza, cioè i ragazzi ci racconteranno quello che è stata questa esperienza, che è stata per l'appunto l'esperienza di una ricognizione sulla città attraverso il loro sguardo, lo sguardo di in questo caso 5 ragazzi di un liceo di Macerata. E beh, tutto qua, direi che ho detto tutto quanto e buona performance. L'avventura con Strasse è stata un laboratorio a cui non eravamo per nulla pronti. Non sapevamo nulla. Siamo solo entrati nel mercato delle erbe e, oltre a scoprire che era Strasse, appunto Sara e Francesca, abbiamo scoperto molte altre cose. Questa avventura è stata una ricerca, un'osservazione di punti di vista differenti, un raccontarsi e uno scoprire. Tutto è partito appunto dalla nostra città, tutto è partito da Macerata. Warm Macerata. Noi abbiamo solamente colto la palla al balzo e siamo andati alla ricerca della vera Macerata. L'abbiamo osservata e ascoltata. A volte ci è piaciuto quello che abbiamo visto e sentito e ne siamo stati fieri, a volte no. Per il nostro ascolto siamo partiti dalla musica, il suono dell'anima. Abbiamo ascoltato la musica dei maceratesi prima,
e poi quella di Macerata. Abbiamo un po' girovagato per la città alla ricerca e ognuno di noi ha trovato qualcosa di diverso che sicuramente custodirà con cura, come il ricordo della settimana del laboratorio o di tutte le cose della nostra città che ci hanno colpito e che ci sono entrate dentro. Ero molto timoroso e dubbioso all'inizio. Non capita spesso di avere a che fare con questo tipo di spettacolo. Iniziò tutto con molta tensione che subito si sciolse iniziando a conoscersi. Sapevo che sarebbe divenuto qualcosa di originale, ma che la prima sarebbe stata così seguita e sentita proprio no. Il primo giorno, abituato a rimanere sempre in sala prove, mi sono sorpreso quando abbiamo fatto laboratorio all'aperto. Il fatto di seguire persone facendo gli investigatori dei loro percorsi quotidiani mi ha fatto eccitare e sentire in uno stato di allerta, cercando di non farmi scoprire. La parte fondamentale della giornata è stata però vedere con i propri occhi la vita delle altre persone ed immedesimarsi nella loro quotidianità, osservare diverse angolazioni e distanze. Ciò che l'altra persona vedeva mi ha trasportato in un mondo costellato di infinite realtà e da tante possibilità di esistenza. Il progetto si basava sul trasmettere all'altro emozioni e sensazioni nel migliore dei modi. Così, i giorni seguenti, abbiamo incentrato il lavoro sul conoscerci e conoscersi ascoltando per esempio la musica scelta dagli altri componenti mentre pulivamo la sala osservando le loro reazioni. Il terzo giorno, invece, abbiamo esplorato i corpi dei nostri compagni facendo percepire loro, attraverso le nostre mani, ciò che volevamo fosse fatto sul nostro corpo. Momento rilassante adibito a rafforzare il legame tra noi. Il giorno seguente ci siamo raffrontati direttamente con esperienze diverse, intervistando persone prese casualmente, chiedendo loro la canzone che preferiscono ascoltare. Con la mia compagna Elisa abbiamo fermato un ragazzo. Ibra era il suo nome e veniva dal Gambia. Era seduto sulla fontana e la domanda fu proprio: che musica ascolti di solito? Dopo un primo momento di imbarazzo, perché non capiva l'italiano essendo straniero, e dopo tentativi mal riusciti di comunicazione in inglese, il tempo rimasto lo abbiamo impiegato nell'ascoltare No Woman, No Cry. Una canzone che ci ha toccato profondamente. Chiuso gli occhi e ha iniziato a cantare sentendosi fra amici. Poi, come risvegliatosi da un sogno, ci ha chiesto scusa per la sua voce. Allora gli abbiamo detto di non preoccuparsi. Quello era il suo momento. Si è rilassato e ha ricominciato a intonare la melodia, prima timidamente, poi sempre con più coinvolgimento, tanto da far schioccare le dita pure a noi, seguendo il ritmo dei tamburi. Amava e molto probabilmente ama tuttora quella canzone per il suo messaggio, riportando le sue parole: quando l'ascolto io sono felice. È una brutta cosa quando le donne e gli uomini piangono. Sara e Francesca, le curatrici del laboratorio, ci hanno fin dal principio guardati tutti negli occhi e ascoltati con grande attenzione, come per cercare di capire da ogni subitaneo movimento o da ogni inflessione della voce una caratteristica nascosta. Ci hanno fatto domande sul nostro passato e sul nostro essere. Ci hanno osservato mentre ballavamo o mentre parlavamo fra di noi. Ci hanno scrutato a lungo con fare analitico e dolcissimo per conoscerci fino in fondo. Ricordo la tenerezza e la scienza dello sguardo di Sara mentre cercava di capire dentro ognuno di noi un segreto.
una sensazione nuova, inaspettata, quella di sentirsi come un'opera d'arte di cui avrebbe voluto individuare il vero significato. Poi le ore sono trascorse veloci, fra canzoni, carezze, silenzi, risate e camminate. Ecco il camminare. Ho conosciuto soltanto allora il rumore dei miei passi. Passeggiare con una meta, ma senza la smania di raggiungerla, ammirando ciò che c'è intorno e amplificandone i rumori, scoprendo le persone e i loro respiri, il gargito delle rondini, i motori delle auto, lo sfregare delle ruote di una bicicletta sulla ghiaia, i pianti dei bambini. Abbiamo guardato nella città come Sara e Francesca hanno guardato in noi e vi abbiamo visto una persona. L'abbiamo chiamata per nome e le abbiamo dato un'anima fatta di suoni e azioni. La città è viva, si muove con noi, cambia, cresce e noi dobbiamo stare attenti e imparare ad amarla, toccarla ogni tanto, senza avere paura di perdersi dentro di lei. Solo alla fine il contatto con il pubblico, come protagonista attivo dello spettacolo, regista e non spettatore. Non c'erano né copione né sceneggiatura, perché tutto era nelle mani di chi neanche sapeva di trovarsi nel nostro utopico teatro. Questo laboratorio è stato inizialmente un po' imbarazzante, ma quando abbiamo osservato assieme, pulito assieme e lavorato assieme, ho iniziato veramente a capire in cosa consisteva e comprendere che magari questa era la prima di molte esperienze. Quando, seduti sui gradini della chiesa sconsacrata, abbiamo iniziato ad osservare e a dire tutto ciò che ci passava davanti, le milioni di persone che vivono nel mondo non erano più un semplice numero scritto nei libri di geografia, ma qualcosa di concreto. E le cose e gli animali non arricchivano qualcosa di già bello di per sé, ma lo rendevano vero e reale, non come un vecchio film in bianco e nero, ma come un quadro di Van Gogh. Successivamente abbiamo dovuto scegliere una di quelle persone che ci passavano davanti e seguirla. Quella sì che è stata un'esperienza complicata per me. Ho seguito il mio cicerone fino a Santa Croce in ritorno, per poi andare in Corso Cheroli. Una cosa allucinante. Cicerone era un uomo di mezza età, secondo me colpito da una grande crisi interiore. Una giornata è stata passata ai giardini Diaz. Prima abbiamo vagato osservando le persone divise a coppie, per poi scegliere un gruppo o una persona singola e chiedergli una canzone. Io e la mia compagna siamo andati da due universitarie, Giulia e Nadia, che stavano studiando arabo. Le due inconsapevoli prede hanno scelto Perfect di Ed Sheeran. Erano molto affiatate. Attorno a loro, sedute su due panchine, la natura le accerchiava e loro, ignare di tutto ciò, sedevano studiando e prestando attenzione a noi, due perfette sconosciute. Ma la parte migliore, secondo me, è stata l'organizzazione dello spettacolo in sé, i percorsi da fare, i vestiti da indossare e anche le nostre posizioni. Tutto aveva un'importanza fondamentale e dovevamo collaborare, e questo ci ha portato ad avere con Francesca e Sara non solo un rapporto per il laboratorio, ma anche di amicizia grazie ad esso. Beh, la vita è piena di esperienze, ma tocca a noi prenderle e farle nostre. C'è tempo per vedere, ma non per osservare. C'è tempo per muoversi, ma non per fermarsi. C'è tempo per sentire qualche vago rumore, ma non per concentrarci sull'ascolto. Non solo di chi ci sta di fronte, magari ci parla, quanto più su tutto quello che ci circonda. La città, il traffico, il vento, la vita, l'ambiente. Con il laboratorio Strasse ci siamo cimentati per prima cosa nello studio del legame tra la musica e il movimento libero del corpo.
nell'abbandono e nel controllo del movimento stesso tramite la guida di un altro. Poi siamo passati alla ricerca dei posti per noi fondamentali di Macerata, creando dei percorsi in cui esisteva una guida che, scegliendo una certa strada e agendo in un determinato modo, avrebbe presentato se stesso ai fantasmi che lo seguivano. Li avrebbe resi partecipi di una parte della sua vita che altrimenti avrebbe vissuto completamente da solo e a cui probabilmente nessun altro di norma avrebbe partecipato. Dopo aver conosciuto la nostra Macerata, cos'è per noi e come la viviamo, abbiamo deciso di andare a vedere la Macerata umana, i maceratesi stessi. Così abbiamo chiesto a chi incontravamo di scegliere una canzone che li potesse rappresentare. L'abbiamo ascoltata assieme e abbiamo chiesto perché avessero scelto proprio quella canzone. Il laboratorio Strasse è stata una riscoperta della città nei suoi suoni di sottofondo, quelli che in genere non ci rendiamo conto che esistono, e invece sono proprio quelli che meglio la descrivono, ma anche nei suoni delle persone che vivono in questa città. Seguire un altro fidandosi solamente dei suoi sensi nel scegliere la via, così come ascoltare le canzoni scelte dalle persone, è stato come conoscere un po' più a fondo la realtà di Macerata e ha arricchito i suoi suoni di un'altra nota, quella della personalità. La Costituzione della Repubblica Italiana. I principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Articolo 6. La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche,
Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano. Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Portato via. Solo un saluto per dire grazie a tutti per la partecipazione a questa importante e bellissima presentazione. Noi lo facciamo anche a nome dello SPI, della CGIL, del sindacato pensionati, semplicemente perché questa rappresentazione della Costituzione sia una rappresentanza della possibilità di viverla quotidianamente, questo grande capolavoro che è la Costituzione. Quindi anche noi come anziani, fra virgolette, ci associamo a questo ruolo importante che è quello di tramandare ai giovani facendola vivere, facendola comprendere, facendola gioire dei principi che qualcuno di noi e prima di noi per ottenerli ha dovuto veramente soffrire fino ad arrivare a dare la propria vita. Quindi è importante che non solo venga letta, imparata, ricordata, ma che venga proprio vissuta e praticata il più possibile. Questi momenti servono chiaramente a farla rivivere, a farla rinascere e forse a far nascere un sentimento buono anche di propaganda che lo allarga. E come tutti abbiamo detto anche fin dall'inizio, ne abbiamo tutti bisogno in questo momento molto particolare. Grazie di nuovo a tutti.
Non ve li ho presentati i ragazzi. Uno alla volta vi presento Leonardo Ciucciovè, Elisa Orazzi, Sara Abruzzese, Sofia Tomassoni, Angelica Morretti.